Cari amici, stasera è qui con me, l'avrete già riconosciuto, Vito Taverna è venuto a trovarmi tante volte sul divano del Salotto delle Idee ed oggi, per motivi di Covid, siamo collegati via Skype. Tu dove sei ora? Sei a casa tua in Toscana? Dove esattamente? Qui a casa mia a Scandolaia, con il paesaggio davanti appunto della Verna alla rovescia, perché io la vedevo da Bibbiena, il mio paese natale, dove si vedeva la penna proprio quasi, la toccavo quasi. Invece qui la vedo molto lontano, ma comunque è sempre nella stessa direzione. E sto a Scandolaia e fra un pochino mi suoneranno anche le campane del campanile a mezzogiorno. Cosa. Ma quest'anno è l'anno degli anniversari per te, perché innanzitutto hai compiuto la giovane età di 90 anni, Sì, ma passati ormai. c'è una tua creatura, no, che hai Sì. inventato tu e che porti avanti da tempo, che ha compiuto 30 anni e sono 30 anni, ha compiuto 30 anni, niente un po' di meno che, perché è stata inaugurata nel 1991, cioè l'ho organizzata nel 90, poi nel 91 si fece un grande convegno a Monterchi e venne il mio amico Giulio Carlo Arganna a fare l'inaugurazione, per cui addirittura non si passava perché tutti gli studenti che avevano studiato con lui vogliono venire a salutarlo, eccetera. E fu un bellissimo convegno. Poi sono andato avanti e l'anno dopo si fece con la Donatella di tutti in piazza del Duomo con il cardinale Martini Felvendi, c'era il sindaco Borghini, io lanciai tutte le poesie attaccate ai palloncini che volarono nel cielo di Milano, e poi è andata avanti, si è allargato sempre di più, perché ogni anno io lo dedico, come sai oramai, a un'associazione internazionale che si occupa di problemi sociali del nostro tempo, di accoglienza, solidarietà e pace nel mondo soprattutto. Infatti questo anno, il 30° convegno l'ho dedicato all'Associazione Cultura della Pace di San Sepolcro, che ogni 2 anni danno un premio a personalità che si sono occupate e si sono battute per la pace nel mondo. L'ultimo l'hanno data la Cecilia Strada, che conoscevo bene, conoscevo molto bene la sua mamma, con la quale ho fatto un sacco di marce della pace a Roma, e poi gli dedicai un convegno del 2004, mi pare, Sì, ad Emergency. Sì. ma senti una cosa, racconta a chi ancora non conosce Poesie nel cassetto che cosa è esattamente Poesie nel cassetto e come ti è venuta questa idea, insomma. Questa idea è venuta dal fatto che a Milano, quando c'era Barberi, sei nella rivista Mille Libri di Mondadori, Sì. allora avevano fatto un concorso di poesie che prevedeva l'abbonamento alla rivista. Io non partecipo mai ai concorsi, ma siccome questo era interessante perché ti abbonavi alla rivista Mille Libri, che invece mi interessava molto, allora feci questa cosa. E mi risposero un sacco di poeti, e io poi andai, perché andai a Milano, appunto con la Donatella Bisut, e mi feci dare tutti gli indirizzi dei poeti che avevano partecipato a questo convegno, a questo premio. Allora poi scrissi a tutti per fare questo archivio nazionale della poesia inedita, Poesie nel cassetto, e moltissimi risposero, e di lì partì questa cosa che fu inaugurata poi nel 1991, come ti ho detto, da Giulio Carlo Arganna e compagnia. E dopodiché poi è incominciato le associazioni, la prima è stata Terre des Hommes, perché fra l'altro il presidente di Terre des Hommes era un amico di famiglia, viveva in Svizzera, e fu un bellissimo convegno, e venne anche la Donatella Bisutti a presentare il suo libro. Con Marcado para Morrer, gli amici di Folleró, poi il WWF, poi l'UNICEF, e poi nel 1997 l'UNESCO, che naturalmente poi
più tardi mi scrisse una lettera dicendo che nello spirito del convegno di Monterchi avevano pensato di fare la giornata mondiale della poesia. Tra l'altro, una rappresentante dell'UNESCO è venuta proprio anche al 130° convegno fatto al Castello di Sorci, perché aveva molto interesse per l'Associazione Cultura della Pace, perché loro si occupano. Nella conferenza generale del 78, la dichiarazione sulla razza, pregiudizi razziali e appunto la pace nel mondo. E fra l'altro, lo stesso anno, ad agosto si fece il convegno e a settembre presero il premio Nobel, sicché mi invitarono dicendo che avevo portato fortuna. Ma certo. Rappresentante dall'Argentina, poi l'ANPI, poi Save the Children, Fratelli dell'Uomo e poi Rondine, che è questo paesino meraviglioso sull'Arno, vicino ad Arezzo, che è stato, era stato abbandonato, è stato ripreso invece da questa associazione Rondine Cittadella della Pace, dove c'è anche il Cardinal Bassetti, che si era occupato moltissimo di questa cosa, dove fanno venire studenti da tutto il mondo, ma soprattutto dalle nazioni in guerra, per cui ci sono israeliani e palestinesi che fanno amicizia e quando tornano portano la pace invece che appunto la guerra, l'ostilità e la violenza. Poi dopo la CISDA, che si occupa delle donne afghane e dei loro diritti, della dignità della persona contro tutti i fondamentalismi e le guerre. Poi il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, per cui è stato molto interessante anche quello, Oltre i Confini, che si occupa invece sempre dell'Africa, i Fratres, che si occupano invece del donatore di sangue. Poi Libera è stato un grande colpo perché è venuto Don Ciotti, abbiamo fatto un bellissimo convegno contro la mafia, contro tutte le mafie. Poi l'Inter Campus, Missione Possibile, che si occupa dei bambini della Cambogia. E poi dopo nel 1900, cioè nel 2015, ho fatto il convegno con tutti i rappresentanti delle associazioni che avevano partecipato fino allora, perché era un bel traguardo anche quello. Infatti il TG1 fece un bel servizio sull'argomento. Poi l'ho dedicata alla Lipu, che si occupano degli uccelli, e poi dopo aspetta, Avete visto, amici, con me, com'è fluviale il nostro Vito Taverna, il quale non riesco a fermarlo. Un attimo, fammi fare una domanda. I nostri amici si sono resi conto di come sia diventata una grande iniziativa. La tua, quella di Poesie nel Cassetto, un'iniziativa positiva, un coacervo di idee positive nel nome della pace nel mondo, nel nome della fratellanza e nel nome della poesia. L'archivio, tu parli dell'archivio dei poeti italiani, ovvero tutte le poesie che vengono inviate, ogni anno vengono inviate delle poesie, no? Alla sul fondazione, no? tema del convegno. Del convegno. Io appunto al libretto e quindi le poesie che arrivano sono tutte sul tema del libretto, perché ti volevo dire che nel 17 c'è stata la sofferenza dedicata alla CCSVI, che si occupa di sclerosi multipla. Poi la resilienza con Ale, passi di Ale, un bambino meraviglioso che era morto giovanissimo di tumore. E poi con la comunità di Sant'Egidio ho fatto il Vangelo secondo Matteo, che è il titolo del libro, e che è venuto un magnifico convegno perché sono venuti i rappresentanti della comunità di Sant'Egidio e ho avuto la prefazione del presidente Marco il Pagliazzo. E poi insomma appunto è stato molto bello tutto l'argomento, perché c'è stato di mezzo anche altri personaggi
così, della cultura italiana. E quest'anno appunto è arrivato questo altro traguardo eccezionale che io stesso non ci vedo quasi di esserci arrivato tranquillamente. 30 anni che porti avanti questa Anni. idea di generosità culturale, non ti pare? Non ho sponsor né enti statali o meno, faccio tutto con le mie risorse modeste, ma comunque mi sembra di farlo tranquillamente perché io non do nessun valore al denaro e tutte le volte che ce n'è un po' lo metto dentro iniziative di questo genere, perché mi piace avere tanti amici che fra l'altro mi sono fatto con questi poesie nel cassetto, tutti poeti, tutti che adorano la poesia e adorano venire a Poesia nel Cassetto, perché poi gli preparo anche il concerto, concerti appunto molto interessanti. Quest'anno, per esempio, ho fatto fare un popurrì degli inni delle nazioni, degli stati che partecipano all'Europa, che sfociano tutti quanti poi nell'inno della gioia dell'Europa. E sicché è venuto bellissimo, perché quando arrivano poi gli inni che conosci, perché insomma quello greco, quello spagnolo, insomma, quello romano, mentre invece conosci benissimo, insomma, quando arriva allo Sanfan della Patria è stato un entusiasmo, e anche a Fratelli d'Italia, all'Italia Sedeste, eccetera, eccetera, perché diventa tutta una cosa che entusiasma appunto tutti il pubblico, capito? Il tutto si svolge in un castello, no? Al Castello di Sorci, dove fra l'altro tu sei venuto quando presentammo il libro Ora basta Monsignore, ti ricordi? Che Sì. era venuto anche il rappresentante della RAI, ora non mi ricordo esattamente il nome, e fu appunto un bel incontro anche quello con la torta. Certo, il castello di Sorci in Toscana, dove ci sono sempre tanti eventi. Ma tu con la tua generosità ogni anno metti da parte un po' di soldini anche per pubblicare un libro, no? Perché Sì, poi un presentiamo questo libro che io regalo, libro lo che tu regali regalo a delle alle associazioni perché vendendolo raccolgano dei soldi, persone. no? Ecco, infatti, guarda che il primo anno addirittura per Terre Somme si stamparono 10.000 copie, che fu una cosa incredibile, insomma. Adesso ho ridotto molto le copie, perché se poi dopo finiscono le ristampo, eccetera. Ma insomma, i primi anni ne stampavamo moltissimi. Sì. Bene, guarda, in tutti questi 30 anni c'è un aneddoto, tu che sei un uomo, dico, di pubblicità, e sai, quanta importanza possono avere gli aneddoti, no? Nelle belle storie. C'è un aneddoto che ti viene in mente di un personaggio particolare durante questi 30 anni? Beh, ce ne sono diversi, perché per esempio già Don Ciotti, che è stato un personaggio straordinario, appunto come si sa, e poi all'inizio proprio Giulio Carlo Argan, che addirittura ci fu il traffico interrotto a Montechi perché venivano dappertutto, toccò mettere vigili per dirigere il traffico. E poi dopo anche le ultime cose, per esempio adesso con il Leonardo Magnani, che è il presidente di questa associazione della cultura della pace, è stato bellissimo perché ha fatto un discorso straordinariamente interessante e la loro operata, il loro modo di diffondere la cultura della pace. E anche l'intervento della mia amica dell'UNESCO, Lola Poggi, che è stata anche lei straordinaria perché ha fatto un bellissimo discorso, tutto dedicato sia alla pace che a Poesie nel Cassetto e all'iniziativa che è arrivata appunto a 30 anni di diffusione dei valori della solidarietà e della pace attraverso la poesia civile.
insomma, appunto, di notizie. Anche un'altra cosa interessante è stata la LIPU, che con le cose interessantissime della difesa dell'ambiente e degli uccelli che vengono continuamente cacciati ancora da questi cacciatori che non si sa che senso abbia oramai sparare una allodola che vola verso il sole. Sì, senti una cosa, allora ripetiamo un attimo quello che era il tema di Poesie nel cassetto di quest'anno. Qual era il tema? Il tema di Poesie era: dimorerà il mio popolo nella bellezza della pace, che da Isaia, nella Bibbia, appunto, è un versetto di Isaia della Bibbia. E naturalmente è legato strettamente appunto alla cultura della pace e al desiderio che finalmente i popoli la smettano di farsi la guerra, ma collaborino fra di loro, appunto cercando di ottenere il benessere comune e appunto una civiltà priva di guerre, di ostilità e di violenze. Senti, concludiamo anticipando, se ce l'hai già in testa, quello che sarà il tema del prossimo anno. No, ancora è troppo presto, però ho invece un sacco di iniziative che farò in più, in cui ci saranno al Castello di Sorci, nella sala Burri, perché il Burri era un grande amico del Castello di Sorci, mostre d'arte, mostre di pittura e concerti naturalmente, ma soprattutto mostre d'arte. E poi probabilmente, siccome io non do mai premi, perché questo è un archivio dove io pubblico tutte le poesie che mi arrivano, invece faremo forse un premio dedicato ai giovani. E quindi, parallelamente a Poesie nel cassetto, probabilmente farò un premio dedicato ai giovani alla più bella poesia del libro. Ma Questo è il futuro. Per ora mi sto riposando. Basta. bella storia, amici. Avete sentito questa di Poesie nel cassetto? Una storia di grandi idee, di grande generosità da parte di Vito Taverna, ed è una bella storia che è nata su 1.000 libri, no? Ai tempi Sì, in cui comunque da questo concorso fatto da Millenium. diretto da un grande giornalista che io conosco perfettamente, che non vedo da un po' di tempo, ma che L'ho ricevuto vive in ultimamente, ottima ma salute, che si chiama Alfredo Barberis. vabbè. No, ma un'altra cosa interessante, questo PS, P.S., adesso la Vidal, appunto, mi ha fatto fa un libro in cui il mio famoso cavallo bianco della Vidal Pino Silvestre è stato protagonista. Allora, parte questo articolo, c'è scritto: il cavallo Vidal Pino Silvestre ha 120 anni. Gli ho detto: ma io ci provo. Sì, perché come vi ha ricordato Vito e che l'aveva già detto in un precedente incontro, Vito Taverna è stato un grande protagonista del mondo della pubblicità ed è stato lui che ha inventato quegli spot dove si vede un cavallo bianco che corre forsennatamente per pubblicizzare il bagnoschiuma Vidal, Sì, ma Vito Taverna ne ha fatte tante in pubblicità, la Carrà, con Gianni Boncompagni, eh? non mi sono mai fatto mancare niente, francamente, perché era divertente quel periodo della pubblicità, si facevano delle cose molto interessanti e soprattutto era molto seguita la cosa, cosa che invece adesso con il computer che fai tutto col computer, eccetera, non c'è più tanto bisogno di noi ci chiamavano i creativi, come si E suol dire, perché c'era Carosello. c'era Carosello che naturalmente aveva un grande seguito, soprattutto i bambini.
i bambini, per esempio, delle mie amiche, eccetera, dicevano: andiamo a letto dopo il cavallo di Vito. Benissimo, benissimo. Cavallo che galoppava. Ma ti dico, appunto, a quei tempi lì, ne abbiamo fatto la prima. Per esempio, io ho fatto tante cose anche con la Farinolla, Carrà, i cantanti dell'RCA, la Patti Bravo, insomma, era la Dalida addirittura, e quindi tantissime cose piacevoli, per cui la nostra vita era molto interessante, molto allegra e molto simpatica. Sì, Anche poi il mondo di Gino Fontana, non so se te l'avevo già detto, una parte delle parole l'ho fatta io insieme con Gianni Boncompagni una sera a casa di un dirigente della RAI. Viene Gino Fontana e dice: ma mi date una mano a mettere le parole su questa musica? nacque il mondo. Già, non si è fermato un momento, fra l'altro pensa che la RCA non gliela voleva pubblicare questa cosa. Io, che avevo abbastanza, insomma, siccome facevo con i cantanti dell'RCA le cose, i caroselli, eccetera, mi dissi: sbagliate, perché avrà un enorme successo, in quanto che le donne in casa, quando puliscono la casa, danno il cencio per terra, eccetera, diranno: il mondo non si è fermato per un momento, penseranno a loro stesse, al loro lavoro incredibile, che è un lavoro enorme che fanno le donne in casa. L'ho scoperto io, che adesso vivendo da solo mi faccio tutto da me. Senti Vito, grazie di questo incontro, tanti auguri, ci rivediamo presto quando metterai altre nuove cose. Va bene, poi se vieni giù ci facciamo la ripartita al Castello di Sorci, ti vedranno tutti volentieri, perché fu una serata bellissima quella lì, D'accordo, che aveva d'accordo. Gottardo e il libro Ora basta, Monsignore, ti ricordo. Sì, un... Poi con tanto di torta che il Gottardo tagliava, io avevo le fotografie, ma dovrei ritrovarle. Va Bene. bene. Arrivederci, Vito. Buona giornata e buon sole a Milano. Anche in Toscana. Ciao, arrivederci a tutti, amici. Sole. È venuto un temporalone l'altra sera e mi sono trovato la casa allagata, ma adesso invece va tutto benissimo. Perfetto. Arrivederci, Ciao. arrivederci, arrivederci. Ciao.